Mi sentite bene? Siamo al settimo giorno di ritiro, quinto per chi è arrivato domenica, terzo per chi è arrivato, però più o meno, insomma, abbiamo passato metà ritiro, quindi siamo nella fase cruciale in cui tutto quello che abbiamo praticato fino adesso può essere messo a buon frutto. Quindi è importante ricordarsi perché sono qui, cosa sono venuto a coltivare. E in Vipassana sappiamo, coltiviamo il potenziale dell'insight, che per essere coltivato ha necessità di una consapevolezza sostenuta, continua, senza interruzioni. Se continuiamo a interrompere la nostra pratica con distrazioni, leggendo qualche cosa, intrattenendoci a guardare il panorama, a questo punto è un peccato, perché abbiamo pedalato fino qua, e basta poco per perdere quella qualità della consapevolezza, per diminuire un po' la concentrazione, per diminuire un po' l'energia. E il caldo suggerimento è, da qui in avanti, di metterci il massimo impegno. Abbiamo pedalato per una settimana, per chi è già da una settimana, chi da 4-5 giorni, insomma, già le energie impegnate hanno prodotto dei risultati, e possiamo vedere come la consapevolezza possa essere più stabile, la pace, la morbidezza, avete sperimentato tutti la morbidezza, quindi bene, delle basi di consapevolezza, chiarezza. E quando è così, attenzione a non fermarsi, cioè stiamo producendo delle qualità, delle condizioni che poi servono per approfondire la pratica. Quindi quelle sono delle precondizioni che, una volta che sono stabili, bene, intenzione di intensificare, senza attaccamento all'insight, perché un altro attaccamento ci stiamo in un certo senso mordendo la coda da soli, cioè incastrando, ma nell'intenzione di guardare meglio. E questo, se la seduta ad esempio va bene, dopo un'ora la campana suona, ma vedete che i processi meditativi stanno andando bene, c'è un ciclo che continua, continuate, non interrompete, continuate anche per un'ora e mezza, due ore. Quando la meditazione fatto se dopo un'ora va bene. Per un principiante. Sì, no, dico, però se vedete che sta andando, continuate, dimenticatevi del tempo, perché alcuni processi hanno bisogno di più tempo per promuoversi, per sorgere. E dopo tre quarti d'ora vedete che, ad esempio, sorge il dolore. Col dolore può essere ben conosciuto il sorgere e passare delle sensazioni del dolore. Qualcosa cambia nella mente. Quindi da queste sensazioni fisiche posso vedere che, se mantengo un atteggiamento accogliente, non repulsivo, lì aumenta l'energia, che aumenta le facoltà della percezione. Qualcosa succede nella mente. Guardando quello riesco a vedere meglio il sorgere passare. Vedendo meglio il sorgere passare, qualcos'altro succede nella mente. Aumenta la concentrazione. Si escludono tutti gli altri oggetti. E in modo tale che può essere sempre meglio visto che cos'è quel mondo materiale, insieme di processi fisici, nel suo sorgere passare. E questo mondo mentale, i processi mentali che sorgono istante dopo istante. E come uno
è interconnesso con l'altro, come questi due sistemi, mente-corpo, continuano a parlarsi, a cambiare momento dopo momento, a sorgere e svanire insieme. Quando questo è chiaro, si vede che questi processi, nel loro sorgere e svanire momentaneo, nella loro natura momentanea, non rispondono ad alcun controllo personale. Se non voglio sentire il dolore, l'unica possibilità che ho è una distrazione, una gratificazione ricercando dei piaceri. Ma se sto lì, non posso non notare che il dolore non dipende da me. È un fenomeno naturale. Però la mente che osserva, se osserva con avversione, vediamo che quelle sensazioni cambiano, possono aumentare, diventare più intollerabili. E quindi la mente come osserva influisce sui processi fisici. Se la mente è accogliente, quel dolore può essere osservato magari in una spiacevolezza naturale, senza però essere così repulsivo. E questo può cambiare anche quelle sensazioni, in cui soprattutto la parte di vedana, la piacevolezza e spiacevolezza, vediamo come è mutevole. Vedendo il sorgere e svanire dei fenomeni, appare anche chiara la caratteristica di dukkha, che nel momento in cui sorgono questi fenomeni, non possiamo fermarne la cessazione. Tutto ciò che sorge finisce. È impossibile fermare la cessazione. E se cerco un rifugio dentro questi fenomeni, non ne troverò alcuno permanente. Sono fenomeni impermanenti. E in quanto tali, incapaci di offrire una soddisfazione permanente. La cessazione non può essere fermata e non dipende da me. Risponde a leggi naturali, anatta. In questo modo le tre caratteristiche diventano sempre più chiare. A un livello esperienziale, non teoretico. Potremmo aver letto libri, sentito tantissimi discorsi di Dhamma. Ma una cosa è l'esperienza delle tre caratteristiche. Anicca, l'impermanenza, dukkha, chiamiamola sofferenza, e anatta, l'impersonalità, una visione non identificata, senza un sé. Quando la mente ha queste capacità di fluire con l'oggetto e di seguirlo, intensificate l'intenzione di vedere meglio, più energia. Lo sforzo dovrebbe essere diligente, ardente e risoluto. Un'energia e una qualità nell'osservazione, diligente nel senso di osservare ogni fenomeno, ogni cambiamento nei fenomeni. Ardente, accipicchia. Un'energia che ha ardore, come se tutto dipendesse da quello in quel momento. Gli do la totale attenzione, risoluto, c'è fiducia che osservando quella cosa ne sorge una comprensione. È una risolutezza che dipende ovviamente dalla nostra motivazione. La condizione per l'insorgenza degli insight è una mente bilanciata, dove la consapevolezza è il fattore di bilanciamento, come abbiamo visto, tra energia e concentrazione. Viene equiparata anche, Matesugiva dice, un po' come andare in bicicletta, no? C'è qualcuno che è stato anche campione di bicicletta e sa bene come tutti sapete andare in bicicletta. All'inizio, quando siamo bambini, ci danno una biciclettina piccola con le rotelle.
Non so se vi ricordate quando mi hanno tolto le rotelle per la prima volta, io me lo ricordo benissimo. Ero sul marciapiede, andavo con questa biciclettina verde. A un certo punto mi ha detto: guarda, ti togliamo le rotelle. No! sì, guarda, ma ti tengo io. E per cui sentivi la mano sulla spalla, di fianco lì, poi vai, pedala, 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 fup. Ah, pedala, pedala. E poi si scopre che si sta in piedi. Però freni subito, no? Abbiamo tutti i nostri sistemi di protezione e di correzione dell'equilibrio, abbiamo i piedi che mettiamo giù, tutti i nostri sistemi di sicurezza. E militare all'inizio, soprattutto per chi ha il primo ritiro, che non è mai venuto, non ha mai meditato, è come iniziare a pedalare con la bicicletta con le rotelline. Poi a un certo punto ne togliamo una, dai, sì che va, dai, togliamo l'altra, dai, e iniziamo a prendere confidenza con il nostro stare nell'oggetto. La pedalata è un po' l'energia che ci mettiamo. Se ci stanchiamo subito, ci fermiamo, noi. La concentrazione, che è un sintomo di pace, poi deriva dalla pace la concentrazione. Se non c'è pace non riusciamo a concentrarci, e quindi ci dà una focalizzazione sulla strada, e la consapevolezza è in grado di guardare i vari segnali, evitare le buche, la fine del marciapiede, le persone, guardare insomma, la strada, tutti i segnali che ci sono. Ora, andando avanti, poi prendiamo anche la seconda rotellina, cresciamo e ci viene data la graziella. A me, la seconda bici che ho avuto, la graziella. Non ho mai fatto una salita con la graziella, una fatica mostruosa. Vi ricordate? Non so se c'è ancora la graziella. Tutti andavano velocissimi con queste bici, o da cross, o da corsa, chi c'era già per lì, la graziella. E a seconda della bici che abbiamo, poi dello strumento, di quanto la mente sta crescendo nelle sue facoltà, possiamo affrontare meglio le situazioni che sulla strada di incontro. Avere una bici da corsa con il cambio, facciamo le salite, scavando, cambiando i rapporti, se abbiamo una mountain bike, anche se sono diventati più divertenti. Ma dobbiamo avere un buon bilanciamento, una buona energia nelle gambe, capacità di riconoscere quando frenare, e appunto a un certo punto, se abbiamo una bella bici da corsa, una bella mountain bike, il bello è andare a esplorare, e quando arrivano situazioni difficili, e c'è tanta energia di cui disponiamo, e la salita fortifica, quindi aumenta l'energia. Se vedete che la vostra meditazione è come andare in graziella in campagna, allora va bene, pace, chiarezza, morbidezza. Più pace e morbidezza che chiarezza, magari. Per cui c'è magari sempre un pochino il torpore sottilino, un po'. Sì, guarda, meditazione un'ora passa. Va bene, va bene. Bene, nel senso non c'è niente di male. Però il potenziale dell'insight non è coltivato. Non coltiviamo quell'energia straordinaria, ardente, risoluta, quella concentrazione momentanea, con una consapevolezza non superficiale. La consapevolezza, andando in giro per il nostro tragittino comodi, non diventa approfondita, rimane superficiale. E non, mi sentite tutti bene sempre? E non entra nell'oggetto. Per entrare nell'oggetto e quindi mostrare le caratteristiche dell'oggetto, perché la consapevolezza influenza la coscienza, rendendo in grado di rivelare le caratteristiche dell'oggetto. E abbiamo visto ci sono delle caratteristiche singole di ogni oggetto, come ad esempio il movimento, un po' di tensione, un po' di rilassamento,
nel dolore c'è altre caratteristiche, magari diventa bruciante, tagliente, l'oggetto gustativo può essere dolce, salato, piccante, qua mi sa che non abbiamo, però le sensazioni tattili, rugose, morbidi. Ogni oggetto ha sue caratteristiche specifiche e la consapevolezza le nota, notandone il cambiamento. Il cambiamento è una caratteristica comune a tutti gli oggetti. E quindi, notando il cambiamento, apriamo la consapevolezza sulle caratteristiche universali, anicca, dukkha e anatta. Dukkha sorge nella consapevolezza di anicca, nell'insight di anicca, ossia nel vedere sorgere e svanire, che non c'è soddisfazione permanente e non può essere cessato questo. Anatta sorge da una visione non identificata, ma abbiamo bisogno di una mente che segua l'oggetto con un'intenzione di approfondirne le qualità, di conoscerle in profondità. Se rimaniamo in superficie, la meditazione può fluire anche, essere anche piacevole. Attenzione all'attaccamento a questi stati di piacevolezza, perché sono un impedimento. L'attaccamento, abbiamo visto, è una forma adesiva nella mente, per cui impedisce di muoverci da lì, ci tiene attaccati. Quanto più osserviamo l'attaccamento in ogni oggetto che sorge alle porte dei sensi, quanto più, osservandolo in modo non identificato, ossia non attaccamento, ci stacchiamo, compiamo un movimento nella mente che è di staccare la mente dall'oggetto e di osservare l'attaccamento, questa forma adesiva. Quanto più per ciascun oggetto in cui sorge ne osserviamo questa forma adesiva in modo non attaccati, non identificati, abbiamo scollato la mente da quella cosa. Poi, a seconda delle nostre situazioni, ci sono oggetti, situazioni, sensazioni, pensieri, in cui quell'attaccamento è molto forte. E quindi, ciac, come una calamita, emergendo dallo stato di consapevolezza, si riattacca. Quanto più lo osserviamo, quanto più il potere adesivo è minore. Ogni volta che tocchiamo, togliamo un po' di colla. Avete presente quegli adesivi, no? Oggi ne parlavo con qualcuno di voi. Se continuiamo a toccarli, poi a un certo punto lì perde colla. E quell'oggetto, quella situazione su cui inizialmente avevamo un grande attaccamento, pian piano diventa un attaccamento minore, fino a diminuire. In questo modo abbiamo due effetti. Sulla caratteristica specifica dell'oggetto, su quell'oggetto specifico diminuiamo attaccamento, ma diminuiamo attaccamento anche generalmente, perché stiamo depotenziando la linfa dell'attaccamento. E va visto su ogni oggetto che sorge alle porte dei sensi, in modo tale da indebolire questo potere adesivo. È uno sforzo immane. Quanto ci vuole? Viene descritto come purificare una pietra di oro, tirare fuori l'oro puro da una pietra. La pazienza di ogni impurità, di dare lì con un sforzo ardente, risoluto e diligente. Se vogliamo aumentare le nostre facoltà, la base e il fattore di controllo è sempre la consapevolezza. Quindi ci sinceriamo che ci sia quella presenza nel conoscere ciò che accade nel presente, adesso, che sia pacifica, chiara e soffice. Bene, ok, la meditazione sta andando. Come posso intensificare?
se c'è un lievissimo torpore, la mente vediamo che fa fatica a sviluppare quella consapevolezza che penetra nell'oggetto, manca energia, cioè se si rimane un po', allora può essere d'aiuto la consapevolezza del cobra, una qualità dell'energia rapidissima. Ogni oggetto, il cobra è estremamente flessibile, morbido, ma forte. Non gli sfugge nulla. Questa modalità aumenta subito l'energia. Se vogliamo aumentare la concentrazione, focalizziamo su un punto. Su un punto che non è un'idea, un concetto, ma è ciò che accade in un punto. Focalizziamo, restringiamo il fiume della mente. La consapevolezza viene ristretta in modo tale che il fiume delle forze mentali viene unificato su un punto. Questo porta a concentrazione. Questi due metodi, la consapevolezza del cobra e l'attenzione su un punto, aumentano le facoltà mentali, sempre sulla base della consapevolezza. E stando sull'oggetto, aiutano a sviluppare quella consapevolezza straordinaria che penetra nell'oggetto e ne rivela le caratteristiche. È un po' come non so se avete mai visto il cormorano pescare. Inizio, vola sul mare, sembra calmo, sereno, no? Ci sono anche i gabbiani che sfruttano tutte le correnti. A un certo punto la mente ha digerito le istruzioni, per cui è pacifica, chiara, segue attentamente l'oggetto. E inizia il cormorano a vedere, ah, guarda lì un pesce. Non so se avete mai visto come le aquile, no? Chiudono le ali in avanti, si fanno lunghi, 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 e vanno a pescare, si tuffano. Questo è esattamente lo stesso processo che possiamo avere in meditazione, dove quella consapevolezza del cobra segue l'oggetto e poi la concentrazione momentanea aiuta la mente a sviluppare quella consapevolezza penetrativa. E peschiamo. Cosa peschiamo? Cosa viene fuori? Magari peschiamo una scarpa, magari un materassino, magari il pesce. E se invece siamo quel pesce tipo la graziella che gira cin 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 cin, che a un certo punto bello tranquillo, se ne gira per il mare, zac, arriva un cormorano, ci pesca su e ciao. Attenzione a andare troppo in superficialità, perché poi la mente è un po' debole e quindi al primo cormorano che passa ci pesca e ci porta via. Dove ci porta? È importante notare dove ci porta. Qui entriamo nel mondo dei pensieri, delle formazioni mentali. Abbiamo visto come dukkha abbia questo aspetto triplice, in cui un aspetto è sankhara dukkha, la sofferenza delle formazioni mentali, una forma oppressiva. E noi siamo lì, e continuano a cambiare, anche queste non c'è rifugio dentro queste formazioni e impediscono un progresso. Quindi è fondamentale, se vogliamo coltivare il potenziale dell'insight, quando la mente è tranquilla, pacifica, scorre con l'oggetto, notare pensieri il prima possibile. Non appena
intercettarli per evitare che proliferino, perché automaticamente nella mente sorgono queste formazioni. Se io, chiudete gli occhi un attimo e osservate che cosa succede nella mente. Sono dei suoni. Osservate se si creano delle immagini su questi suoni. È immediato. Appena succede qualcosa alle porte della mente, la mente sviluppa delle associazioni. Da una parte cerca di capire, in questo caso cos'è, si fa delle idee. Dalla parte può sorgere proprio l'immagine della mano che tocca il legno. Queste informazioni sono immediate. Ora, vanno colte, perché se siamo sul nostro oggetto e lo osserviamo come quel cormorano, queste informazioni ci portano via. Perché poi, quante informazioni avete avuto? Quanti pensieri avete avuto su questo suono? Più di uno? Uno? Uno. Ci sono tanti processi dentro che avvengono. E la nota mentale, osservarli appena sorgono, è una sorta di antivirus, protegge il campo di osservazione. Quindi quando sorgono questi, pensare. A volte non è sufficiente notarli mentalmente, e con la consapevolezza del cobra potremmo, soprattutto se i pensieri continuano ad arrivare, giocare a nascondino i pensieri. È una modalità che trovo molto efficace. Quando sono lì che a un certo punto siamo un po' in superficie e non riusciamo a scendere un po', cobra, come se fosse, no? Colui che gioca a nascondino. Appena vedo, t'ho visto, eccoti, t'ho visto, questo porta energia, è divertente un po', e quindi la mente viene un po' allietata, invece no, porta un po' di morbidezza, un po' di rilassamento, in questa energia che comunque è estremamente intensa. Appena sopra. Sapete che prima di illuminarsi il principe Siddhartha praticò anni di ascesi, di astinenze, di rinunce estreme. Poi a un certo punto si rese conto che questi sforzi estremi non producevano nulla del progresso, perché la mente era debole, non c'era quell'energia sufficiente, e disse: come potrebbe con l'esercizio della mente raggiungere il frutto da raggiungere chi ha la mente appunto turbata dal travaglio dovuto a sopportare per causa della fame e della sete, ed è quindi affranto e agitato? La calma perfetta si ottiene col soddisfare pienamente e continuamente i sensi, e solo quando questi sono soddisfatti si consegue la completa sanità della mente. La meditazione è possibile soltanto a chi ha la mente contenta e serena. Se dopo un po' sentite che la mente non è contenta e serena, allietatela, riportatela la mente contenta e serena, pace, chiarezza e morbidezza. Ritorniamo sulla graziella a farci due passettini in campagna. Ritroviamo quella confidenza,
e poi replichiamo l'intensità. Perché se manca calma e serenità, contentezza, non è possibile la meditazione. Il samadhi, la concentrazione, non arriva. E per la gestione dei pensieri c'è un discorso che è chiamato il discorso su due generi di pensiero. In cui il Buddha racconta di come, quando prima di illuminarsi, ebbe questa riflessione. Prima del mio risveglio, mentre ero ancora un aspirante al risveglio, non perfettamente risvegliato, pensai: e se dividessi i miei pensieri in due categorie? Qui pensieri, bisognerebbe vedere la parola in pali, che cos'è? Può essere tutte queste formazioni, anche le immagini, gli stati mentali. Così misi da una parte i pensieri di attaccamento e desiderio sensoriale, di malevolenza e di violenza, e dall'altra i pensieri di rinuncia all'attaccamento e al desiderio sensoriale, di non malevolenza e di non violenza. Quindi, distinzione. Quando arriva un pensiero, un'immagine, è possibile discernere. Pensiero di malevolenza, di violenza, di attaccamento, o di non attaccamento, di benevolenza e di non violenza. Quando un pensiero di attaccamento, di desiderio sensuale sorgeva in me, che dimoravo nella pratica diligente, ardente e risoluto, così ragionavo: questo pensiero di attaccamento o desiderio sensoriale è sorto in me. Esso conduce alla mia afflizione, all'afflizione di altri, all'afflizione mia e di altri. Impedisce lo sviluppo della saggezza, promuove il dispiacere, non conduce al Nibbana. Allorché consideravo questo pensiero conduce alla mia propria afflizione, esso si pacificava in me. Quando consideravo questo pensiero conduce all'afflizione di altri, esso si pacificava in me. Quando pensavo conduce all'afflizione mia e di altri, esso si pacificava in me. Quando pensavo impedisce lo sviluppo della saggezza, promuove il dispiacere, non conduce al Nibbana, esso si pacificava in me. E tutte le volte che in me sorgeva un pensiero di attaccamento, lo abbandonavo, lo allontanavo, lo mettevo a tacere. Stessa cosa con il pensiero di malevolenza, stessa cosa col pensiero di violenza. Se avete mai letto un sutta, vedete che è una struttura molto ripetitiva. Le cose entrano, cioè continuando a leggere, prima o poi entrano. Qualunque cosa, o monaci, un monaco, qualunque cosa, praticanti, un praticante frequentemente pensi e consideri, quella diventerà l'inclinazione della sua mente. Se la nostra inclinazione è quella al pensare, continueremo a pensare. Se la nostra inclinazione è all'avversione, saremo inclinati all'avversione, continueremo a provare avversione, così per l'attaccamento. Se egli pensa e concepisce frequentemente desideri sensuali, ha abbandonato il proposito di rinunciare al desiderio sensuale. Coltiva frequentemente desideri sensuali e quindi la sua mente è incline ai desideri sensuali. E così per i pensieri di malevolenza. Ha abbandonato il proposito di rinunciare alla malevolenza e quindi coltiva la malevolenza. E la sua mente è inclina ai pensieri di malevolenza, e così per la violenza. La stessa cosa dice
per i pensieri invece dell'altra categoria. Quando un pensiero di rinuncia all'attaccamento sorgeva in me, che dimoravo nella pratica, diligente, ardente e risoluto, così ragionavo. Questo pensiero di rinuncia è sorto in me. Esso non conduce alla mia afflizione, o all'afflizione di altri, all'afflizione mia e di altri. Esso facilita lo sviluppo della saggezza, non promuove il dispiacere, conduce al Nibbana. Se penso e rifletto su di esso per una notte intera, per un giorno intero, per un giorno e una notte non vi trovo nulla di cui temere. Tuttavia, riflettendo e pensando a lungo, potrei stancare il mio corpo. E quando il corpo è stanco, la mente viene disturbata e in quanto tale perde concentrazione. Vi sentite stanchi alla fine? Eppure la meditazione fluisce, c'è pace e chiarezza. C'è quella debolezza nella mente che è un'inclinazione al pensare. Possono essere anche pensieri positivi, di meditare, di continuare la pratica. Ma se è sorto in me, non c'è attaccamento. È un pensiero di benevolenza, magari di aiutare una persona. Nulla di male, ci riflettiamo un giorno e una notte, non c'è nulla di cui temere, ma continuare a pensare indebolisce la mente. Pertanto rendevo ferma la mia mente internamente, la acquietavo, focalizzavo la mia attenzione su un solo oggetto di meditazione e dunque concentravo la mia mente. Perché? Ma affinché in tal modo la mia mente non venisse disturbata. Energia e concentrazione, insieme alla consapevolezza, hanno la facoltà di tenere lontano le forme disturbanti. E l'oggetto è sempre visto meglio. La concentrazione, appunto, è esclusiva, nel senso che tiene lontano tutto il resto, e con l'insight forme latenti di contaminazione possono essere rimosse. Con una mente concentrata normalmente teniamo lontane le forme ossessive, e con i precetti teniamo lontane le forme trasgressive di comportamento. Se i pensieri dovessero continuare, cosa possiamo fare? Guardare che cosa li alimenta. Molto probabilmente quei pensieri ci sono per tre motivi. Uno è quell'inclinazione al pensare, la proliferazione mentale, che va chiusa come un rubinetto di perla. Bisogna diventare idraulici e chiudere il rubinetto che perde. Se no, siamo lì, se seguiamo un po' la dieta, e continua a chiamarci. Cioè, la mente non riesce ad andare profondo. Gli altri due motivi li conosciamo bene. In questo caso bisogna spostare l'attenzione dai pensieri alle forze della mente. Probabilmente siamo dentro una discussione con qualcuno, no? E ci troviamo a discutere. Come guardare la pensione? Se non la identifico nella mente, guardarla nel corpo, guardare cosa succede nel corpo quando ho pensieri di malevolenza, quando ho pensieri di violenza, quando ho questi dialoghi un po' rabbiosi, e sentire nel corpo com'è, cosa sento, osservare dove l'avversione si manifesta
evidentemente. Siamo psicosomatici, ciò che avviene nel momento si somatizza il corpo. Nel corpo informa la mente che è successo qualcosa. Quindi osservando nel corpo è possibile intercettare, conoscere meglio manifestazioni sottili anche dell'aggressione. Stessa cosa per l'attaccamento. Questa forma di mancanza, di non poter non fare nulla. Questa sete insaziata. Continua a chiamare. Magari la brama sensoriale, la forma di attaccamento agli oggetti sensoriali, alle forme visive. Ci sono tre tipi di brama che tengono cicli del samsara. La brama sensuale, abbiamo parlato l'altro giorno, la brama esistenziale. La brama della non esistenza. La brama esistenziale in un certo senso è attaccamento alla vita, che dall'altra parte può prendere la forma della paura della morte. Sappiamo che la morte, cioè, quanto più saremo attaccati alla vita, quanto più avremo paura della morte, quanto più saremo attaccati all'esistenza, la brama. Quanto più ogni cambiamento nell'esistenza ci produrrà sofferenza. La brama di esistere è anche la voglia di essere qualcuno. Un senso di identità è sano e funzionale. Come dice uno psichiatra, prima di essere nessuno bisogna essere qualcuno, di avere un io funzionale. Questo io non è un male. Ma nel momento in cui questa brama esistenziale si solidifica in forme, ruoli, identità di cui non accettiamo il cambiamento, diventiamo inscatolati in ruoli, concetti di noi stessi, per essere qualcuno. Nel momento in cui non ci sentiamo più quel qualcuno, soffriamo. O magari la brama di essere nessuno, anatta, non c'è nessuna brama, è non attaccamento, è una visione non identificata, distaccata. Eppure magari ci può essere la brama di diventare il nessuno, il non sé, il non senso. La brama di non esistere, in un certo senso, è paura della vita. Per cui non vogliamo essere, ci scansiamo, ci togliamo dalle situazioni, speriamo di morire per non affrontare più questa cosa, non comprendendo se abbiamo fiducia negli insegnamenti, che allo spegnersi di questo sistema corpo-mente, nel momento in cui si spegnerà, nella mente, spegnendosi questo flusso di coscienza. E la coscienza è possibile osservarla come un flusso, come una fontana. Spegnendosi ci sarà un nuovo flusso che sorge, una coscienza di collegamento che darà luogo, portandosi dietro il karma che stiamo producendo e abbiamo accumulato nella nuova coscienza. Ma è un nuovo, una nuova Namarupa, mente-corpo, mente-materia. E quella brama di non esistere ce la portiamo dietro, quella brama di esistere ce la portiamo dietro, quella brama sensuale ce la portiamo dietro. Quindi in questa vita abbiamo una straordinaria occasione di cessare, di tagliare queste contaminazioni, quantomeno di ridurle il più possibile. Ci stiamo facendo un regalo enorme a praticare Vipassana, indeboliamo l'albero delle contaminazioni. Ogni volta che siamo presenti e vediamo
il sorgere degli oggetti alle porte dei sensi. E se sorge quel legame, notandolo, avversione, attaccamento, illusione. Stiamo alleggerendo il nostro flusso successivo, nella mente dell'istante successiva, e la mente che genererà poi la mente successiva di quando moriremo, dipende da istante dopo istante, da quello che è successo. In questo istante noi generiamo la coscienza successiva, o meglio, possiamo osservare come si generi, ed è un fenomeno naturale. Il nostro modo di essere con questo ne determina però il percorso. C'è un libero arbitrio, nel senso che la nostra scelta di come rispondere a questi impulsi sensoriali. Se alimentare l'avversione, la tendenza all'avversione, perché quella continuerà a proliferare, la tendenza all'attaccamento, la tendenza al pensare, o con lo sforzo ardente, diligente, assoluto, proteggere la mente e coltivare questa consapevolezza non superficiale, di guardare sempre di più, fino a che le caratteristiche diventano di più. Coltivare il potenziale dell'insight, che ha a sua volta tutto un suo sviluppo. Ci fermiamo qua questa sera. Ci sono domande? Il cobra è...